È lunedì 14 novembre 1988. La città di Torino è ancora sconvolta da quello che è accaduto 9 mesi prima, quando una ragazza di poco più di 20 anni, Giorgia Padoan, viene ritrovata morta da sua madre nel salotto di casa. Qualcuno l'ha strangolata con la catena di una bicicletta. L'assassino di Giorgia non è mai stato trovato. Angela Telesca, di anni ne ha 20, e vive a Torino nel quartiere di Mirafiori, con i suoi genitori e 4 fratelli. Ha un fidanzato che si chiama Nicola e fa la guardia carceraria. Angela è una bella ragazza dai lunghi capelli biondi e dall'aspetto molto curato. Conduce una vita molto semplice, senza ombre. È una seria lavoratrice. Lavora come collaboratrice domestica presso 2 famiglie. Una risiede nel quartiere di Porta Palazzo. L'altra, la famiglia Brunetti Luzzati, si è trasferita da poco in un appartamento al secondo piano di un condominio di lungo Po Antonelli 17. La casa è ancora in parte da arredare. Quella mattina Angela esce di casa intorno alle 8:30. Dopo un'ora raggiunge l'appartamento dei Luzzati. Qui si cambia gli abiti e indossa i vestiti che usa soltanto per lavorare. Per paura di sciuparsi le mani, Angela indossa anche dei guanti. Poco dopo il suo arrivo, Angela riceve la chiamata di una zia. Tutto sembra assolutamente normale. Intorno alle 10:30 è la signora Sonia Luzzati, la padrona di casa, a chiamarla. Anche lei non nota nulla di strano. Sonia Luzzati, incinta di 8 mesi, rientra a casa dal lavoro intorno alle 13, ma non appena entra nel corridoio nota qualcosa di strano. Angela ha lasciato lo spazzolone, lo straccio e il secchio per lavare i pavimenti appoggiati al muro. Che strano, lei che è così ordinata. Sonia Luzzati si dirige verso il bagno e la scena che si trova di fronte è raccapricciante. Seminuda, in 20 centimetri d'acqua, Angela è riversa nella vasca da bagno, col capo rivolto da una parte, priva di sensi. Sonia Luzzati si spaventa tantissimo, ma cerca subito di prestare soccorso alla ragazza, cercando di farla rinvenire. Cerca anche di portarla fuori dalla vasca da bagno. Angela, ma che cosa hai fatto? Dichiara di aver pensato Sonia Luzzati, immaginando che la ragazza avesse tentato il suicidio. La signora Luzzati chiama suo marito, il quale avverte i soccorsi, e chiama anche una sua amica, medico. Pochi minuti dopo, nell'appartamento di Lungo Po Antonelli 17, arrivano tantissime persone che, senza saperlo, inquinano la scena di un delitto. Angela viene avvolta in un lenzuolo e viene portata al pronto soccorso, dove però i medici non possono far altro che constatarne il decesso. La stampa pubblicherà un articolo dal titolo "Ragazza muore nella vasca da bagno". È il 15 novembre. La porta di casa Luzzati non è stata forzata. Il 17 novembre i giornali scrivono "annegamento". Ma com'è possibile annegare in 20 centimetri d'acqua e con la testa fuori dall'acqua? Nicola, il fidanzato di Angela, viene interrogato e dichiara: "Ci siamo visti domenica, facevamo progetti, andavamo d'accordo". L'autopsia esclude lesioni e il 18 novembre vengono autorizzati i funerali. Ma è possibile che nessuno abbia sentito qualcosa, un rumore, delle voci provenire dall'appartamento dei Luzzati? In realtà, qualcuno che ha sentito qualcosa c'è. Una vicina racconta che intorno alle 11:30 ha visto Angela sul terrazzo di casa Luzzati. Era intenta a sbattere un tappetino. Poco dopo, ha sentito il citofono di casa Luzzati suonare. Ha visto Angela sporgersi dal balcone come per controllare chi avesse citofonato. La signora sente anche il portone aprirsi e qualcuno che sale le scale e si dirige nell'appartamento dei Luzzati. Un altro vicino di casa racconterà che poco dopo le 11:30
ha sentito un urlo soffocato e poi dei passi affrettati, come se qualcuno corresse per le stanze della casa dei Luzzati. Queste testimonianze vengono raccolte dalla dottoressa Memi, che dirige il commissariato di Dora Vanchiglia a Torino, insieme al magistrato Andrea Bascheri. Il letto della famiglia Luzzati sembra fatto, ma in realtà c'è l'impronta di un corpo, come se qualcuno si fosse sdraiato sopra. Sempre sul letto viene rinvenuto un orecchino di Angela. Nel bagno, le calze, la gonna e la biancheria di Angela erano a terra. Una maglia di lana e una camicetta nera bagnati erano stati trovati nel lavandino. La ragazza aveva i capelli bagnati. Arrivano le prime indiscrezioni. Non è vero che sul corpo della ragazza non ci fossero delle lesioni. Sulla bocca di Angela ci sono dei segni, come se qualcuno avesse premuto sulla bocca di Angela con una mano per non farla urlare. Ci sono anche delle lievi lesioni sulla schiena, sulle gambe e sulle braccia. Gli inquirenti fanno due ipotesi. Nella prima, Angela fa entrare a casa dei Luzzati qualcuno che conosce. Poco dopo, però, avviene un litigio. C'è una lotta. Lei sviene. La persona che era con lei cerca di rianimarla. La mette nella vasca e forse, col getto della doccia sul viso, ha provato a farla rinvenire. Ma Angela non si è ripresa. E allora l'assassino ha inscenato qualcosa che potesse somigliare ad un suicidio. Ha riempito 20 centimetri d'acqua e ha lasciato Angela nella vasca da bagno. Lei, svenuta, può aver ingerito l'acqua che è stata trovata presente nei polmoni. C'è una seconda ipotesi, ed è quella del raptus. Angela fa salire una persona che conosce. Questa persona, all'improvviso, la colpisce. La trascina svenuta nel bagno e le preme la testa sott'acqua. Nella borsetta di Angela sono stati ritrovati dei biglietti e una lettera, indirizzati a Nicola e anche pensieri in generale sulla sua vita. In una di queste lettere al suo fidanzato, Angela dichiara di patire un po' la sua eccessiva gelosia e si definisce contentissima perché durante un weekend non hanno litigato neanche una volta. La famiglia di Angela lancia appelli affinché chissà qualcosa parli, ma nessuno ha parlato. La mamma di Angela dichiara: con il suo fidanzato non c'erano dei problemi gravi, a volte litigavano soltanto per il poco tempo che lui riusciva a dedicarle a causa del suo lavoro. Il 23 novembre si parla di riesumazione del cadavere. A distanza di tutti questi anni ancora non è stato trovato l'assassino di Angela Telesca. Nonostante siano passati tantissimi anni, i suoi genitori fanno ancora degli appelli affinché qualcuno parli o magari si metta una mano sulla coscienza e si costituisca. Insieme all'omicidio di Giorgia Padoan, quello di Angela Telesca è un altro mistero, avvenuto a Torino nel 1988. Queste due ragazze non hanno ancora avuto giustizia.